Dotare la regione di anticorpi che possano prevenire infiltrazioni mafiose. Da qui nasce il protocollo d'intesa tra Prefettura e Procura di Perugia, proprio nel momento in cui si gioca la partita chiave dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questa regione, diciamo, non è una regione che vede una presenza mafiosa stanziale. È una regione che si presta a possibili attività di riciclaggio, di reinvestimento. Fondamentale sarà capire in che modo la crisi economica generata dalla pandemia abbia inciso sugli apparati produttivi della regione. Da qui l'idea di siglare un accordo per lo scambio di informazioni tra Prefettura e Procura della Repubblica che durerà 2 anni. Avviare questo scambio informativo tra i bacini di informazione che loro attingono ovviamente dall'attività di contrasto giudiziario e che noi attingiamo invece dall'attività di prevenzione antimafia amministrativa. Una collaborazione già avviata da tempo, ma che ora viene strutturata per ampliare le capacità di monitoraggio del territorio. Oltre allo scambio di informazioni tra 2 bacini, previsti anche incontri interforze per potenziare l'attività di intelligence. Noi abbiamo necessità di mettere a regime, anche a sistema, anche tutta una serie di misure che a volte si muovono in modo assolutamente autonomo.